Sì, oggi è stata veramente una giornata di estrema felicità personale e istituzionale, perché non si era mai vista una partecipazione di questo genere alla consegna delle Costituzioni ai diciottenni, che erano veramente tantissimi. In più abbiamo avuto anche la consegna delle nostre pergamene ai centisti dell'anno passato. È stata veramente una giornata anche di forti emozioni, perché abbiamo parlato di ricordi attraverso la rievocazione di Stefano Tognarelli della Mimesis. Beh, diciamo che l'idea è quella di utilizzare lo strumento teatrale sempre per riuscire a coinvolgere in maniera interattiva sia i giovani che gli adulti. Quindi, facendo un percorso sul senso e sui contenuti importanti di questa giornata della liberazione, bisogna riuscire a trovare dei contatti con le persone. E quindi chiaramente l'arte dell'attore aiuta e facilita. I ragazzi ormai, dopo anni di lavoro, più o meno li conosco, so che se li tocchiamo sui temi sono sensibili, perché i ragazzi sono molto intelligenti e gli va data sempre una possibilità. Sono veramente bravo a prendere l'attenzione dei ragazzi e anche degli adulti e a far rivivere loro alcuni frangenti della lotta partigiana, della nascita della Carta Costituzionale e della sua funzione. Abbiamo anche cercato come amministrazione di coinvolgerli anche personalmente, facendo qualche riferimento personale ai fatti di cronaca accaduti e facendo anche dei parallelismi con la storia, con dei racconti anche di fantasia, ma che si riferiscono a fatti storici veramente accaduti. Con questo tipo di dinamica che noi chiamiamo, cioè la figura dell'educatore, con la mia compagnia la chiamiamo così, quindi che mischia, diciamo così, le competenze dell'educatore con quelle dell'attore, riusciamo a coinvolgerli in percorsi di senso, come in questo caso su una riflessione su che cos'è la libertà, che cos'è stata questa storia e quanto questa storia sia ancora vicina a noi e quanto dobbiamo stare ancora molto attenti e custodire i principi e fondamentali della nostra Costituzione. E la presenza anche della nostra Elena Ricci, che è la presidente dell'AMPI locale, della sezione AMPI di Calcinaia e Fornacette, ha dato quel segno di continuità fra i partigiani di allora, che sono stati coloro che sulle cui vite si è fondata la nostra Carta Costituzionale, e coloro che invece vogliono ancora far sì che questa Carta Costituzionale rimanga attiva, viva e che serva a supportare le istituzioni democratiche che oggi hanno tanto bisogno di essere supportate.